metà degli anni Ottanta la Tarsia Sorrentina aveva un ruolo trainante nell'economia locale, era un comparto vitale che ruotava intorno al turismo in maniera sinergica. E i turisti che passavano per Sorrento ripartivano sempre, o quasi sempre, con un piccolo oggetto di vita, se fosse una placca intarsiata, fosse un cosonetto con il carione. Pensa che Sorrento, attraverso l'intarsio, era uno dei maggiori clienti svizzeri di questa azienda svizzera che costruiva i carioni. Quel carione che intonava attorno a Sorrento. Abbiamo una bellissima foto di Piazza Tasso in cui questo camion con la scritta fuori, che è un fornitore di mobili internazionale, e qui in piazza Sorrento, e ci siamo chiesti che cosa sta facendo questo camion svizzero qua. Stava caricando appunto di questi oggetti. Non solo la capacità di adattamento, la flessibilità che c'è stata nell'Ottocento o alla fine dell'Ottocento, quando i viaggiatori del Grand Tour e i produttori conformarono in base alla grandezza della valigia dei visitatori le loro opere. È mai possibile che quella flessibilità, quella idea non riusciamo a rinvigorirla e a riaccenderla oggi che abbiamo un e-commerce e quindi possono acquistare anche pezzi giganteschi? Oggi c'è un problema di costi, i costi di produzione, i costi della manodopera sono diventati insostenibili. Allora un artigiano, un apprendista artigiano, aveva una marca figurativa, si chiamava allora, di 2000 lire al mese per il giovane ebanista che si cominciava ad avviare a questo lavoro. Oggi pensa che il minimo sindacale per un ragazzo che vuoi portare in bottega è 1500 euro. E altri 1000 ce li vogliono. E quindi allora qual è il problema? Che poi alla fine un pagamento non lo puoi vendere più di 50-60 euro. Però se vai ad analizzare, i costi di produzione sono ben più elevati. E questo porta alla fine che le botteghe si sono chiuse e tutte quelle che erano queste belle botteghe artigiane dove vedevi accanto all'archetto, che poi nel tempo era stato trasferito dalla macchinetta, poi addirittura eravamo arrivati a Lazzari per intarsiare gli oggetti da comporre i tavolini, da comporre i cofanetti. Purtroppo è finito e quindi non si poteva più mantenere in vita. Ma c'era tutto il mondo, anche le scuole, il nostro istituto grande. Ma l'istituto d'arte, 1887 di fondazione, nasce proprio sulla questa scia, motivazione. La scia dell'intarsio sorrentino. Ecco, adesso Sandro ha cercato di innovare qualcosa di importante, però ieri parlavamo di una cosa che vale la pena sottolineare. Dice oggi la tarsia, l'arte della tarsia lignea, la puoi orientare solo nell'arredamento d'interno. Un oggetto che costa 5.000 euro in un contesto particolarmente importante ha la sua incidenza. Allora che cosa dice? Ci dobbiamo orientare sulla tarsia di qualità. Certo. Intanto ci sono alcune leggi dello Stato che favoriscono una cooperativa imprenditoriale favorita sotto l'aspetto tassazioni, quindi possiamo battagliare in questo indubbiamente. Allora, io sono molto critico nei confronti della nostra zona, perché vedo che la cooperazione tra persone non esiste, siamo individualisti, non guardiamo oltre la soglia del proprio mercato. Mi dispiace fare delle considerazioni. Noi siamo sorrentini, siamo aperti al turismo, abbiamo una faccia. I maestri di Monai ce l'hanno fatta a raggiungere e a battagliare, è vero, hanno lavorato un trentennio e più, però sono riusciti a cooperare addirittura con Capri, e quindi a raggiungere un quorum da avere una potenza da poter battere il loro pugno sulla scrivania di Martini e Rossi o sulla scrivania di altri produttori. E quindi, come i limoni, non possiamo, tra l'altro, tu ne hai fatto un bellissimo articolo dedicato alla famiglia Stinger di Intarsitori, di cui è arrivato Fendi e gli ha chiesto un numero di borse e ne sta chiedendo ancora, perché è una borsa che ha avuto il bauletto di Fendi. È una ditta individuale. È una ditta individuale. Cioè. Perdonami, sono molto critico. Anche nella cooperazione nel settore alberghiero esiste di facciata, c'è la Federalberghi, perché la Federalberghi fa tanto tutto il profilo sindacale per i propri associati, ma di fatto ogni albergatore va avanti per i fatti suoi. È stato sempre così.
C'è un aneddoto sorrentino che io devo raccontare. Nel 1975 ci fu un albergatore lungimirante che pensò di realizzare una sorta di lavanderia industriale. Si videro tutti quanti, tutti d'accordo, entusiasti. Dice, vabbè, allora ci vediamo domenica prossima per formalizzare il nuovo statuto. La domenica successiva non c'era nessuno. Perché? Perché ogni albergatore non voleva sapere quante tovaglie lavasse, quante lenzuola consumasse, perché da quello potevano sapere quanta presenza aveva fatto. Grazie di questo tempo che ci hai dedicato, ti lasciamo il buon lavoro, il convegno è pronto per iniziare, ma ti importuneremo ancora nell'arco della giornata e nell'arco della mostra. Quando vuoi. Grazie.